Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi faremo un viaggio nostalgico nel tempo. Esploreremo insieme il manuale utente dell'Amiga 1200. Amiga 1200 fu l'ultimo home computer di Commodore prima del fallimento finanziario nel 1993. La macchina proposta da Commodore con l'Amiga 1200 ebbe una discreta accoglienza sul mercato, tuttavia l'Amiga 1200 non fu capace di risollevare le sorti finanziarie infauste di Commodore. Commodore infatti si era scavata la fossa da sola con la produzione di una serie di prodotti hardware scarsamente affidabili a causa di commesse collocate nell'Est Asia. L'infame Amiga CD32 e il flop dell'Amiga CD TV, proporre Amiga 600, che poi ormai era soltanto all'epoca un povero Amiga 500 senza un disco fisso interno con il solito 68.700 MHz. Inoltre l'Amiga 1200 non aveva un vano per aggiungere una FPU, non c'era la possibilità di inserire un hard disk interno e inoltre era stato installato un povero 68EC20 rispetto a un 68020 pieno. Insomma, i limiti della macchina c'erano tutti. Nonostante questo, praticamente l'Amiga 1200 ebbe un discreto successo. La piattaforma Amiga, a mio avviso molto potente quando fu proposta, non fu mai più sviluppata e ebbe all'inizio il 68000, che avrebbe potuto teoricamente indirizzare fino a 2 MB di memoria linearmente senza bank switching, ma per qualche ragione arcana la Commodore castrò sempre la piattaforma Amiga ad 1 MB di RAM, finendo così miseramente per andare sempre con il tempo gradualmente a mancargli lo spazio di memoria. Inoltre la Commodore non vi aggiunse mai alla piattaforma Amiga un hard disk interno con cui le macchine per l'home computing avrebbero potuto anche swappare con la memoria virtuale. Quindi l'Amiga 1000, l'Amiga 500, l'Amiga 600 e l'Amiga 1200, tutte macchine praticamente per il segmento home computer, non ebbero mai un disco fisso interno e non andarono mai oltre il 1 MB di RAM che potevano essere espansi, per quanto tutte le macchine dotate di 68000 avrebbero potuto indirizzarne fino a 2 MB di RAM. L'Amiga 1200 aveva un 68EC20, poteva indirizzare linearmente più di 2 MB, però praticamente ormai i giochi erano fatti per la Commodore. Andiamo a vedere quindi il manuale nostalgico dell'Amiga 1200. Amiga 1200, manuale utente, l'ultimo dei moicani dei Commodore Amiga di Mamma Commodore per il segmento home computing. Andiamo a vedere che cosa c'era in questo nostalgico viaggio nel tempo dentro il manuale dell'Amiga del 1200. Dunque, questo è l'indice. Abbiamo, diciamo, che cosa c'era nella macchina, come collegarlo con, diciamo, l'hardware con le relativi periferiche, come accendere la macchina, iniziare quindi buttare dal dischetto, aprire le finestre, spengere l'Amiga, le funzioni della tastiera dell'Amiga. Capitolo 3, possibilità di espansione del sistema dell'Amiga 1200, erano veramente poche quando andremo poi a vederle in dettaglio. Utilizzare schede PC Misha soprattutto per i modem. E poi abbiamo qui eventuali sistemi con i problemi con il sistema, cioè un piccolo, diciamo, serie di consigli su come andare a risolvere e sbrogliare eventuali problemi, specifiche tecniche e delle appendici, utilizzo dei floppy disk. Ecco, da notare che la macchina non aveva il disco fisso,
Questa è una cosa molto grave, perché ormai Apple già da tantissimo tempo forniva i dischi fissi connessi praticamente con il proprio computer, era una periferica ormai indispensabile. E dal 93, quindi dall'anno successivo, si incominciò a diffondere anche il CD-ROM. Quindi non dico che l'Amiga 1200 avrebbe dovuto avere un CD-ROM, ma di certo un disco fisso lo avrebbe dovuto sicuramente avere, oltre ad avere un vano per poter inserire una FPU. Eccolo qui l'Amiga 1200, dal design classico che riprende la forma dell'Amiga 500, e era spigoloso come l'Amiga 600, che però questo ovviamente era un computer un po' più moderno rispetto all'Amiga 600. Era equipaggiato con un 68EC020 a 14 MHz, non era neanche un 68020 pieno. Ora il 68020 era un microprocessore più potente del 68000, però ecco, era inferiore ai 68030. Questa, la versione EC, addirittura aveva, gli mancava anche il modulo interno per la gestione della memoria. Poi qui si dice che è possibile installare una FPU, però in realtà nella motherboard non c'era nessun zoccolino vuoto pronto ad accogliere una FPU, e non c'era, come vedete, nemmeno un disco fisso. Il computer poteva avere 1 mega o 2 mega a seconda della versione che si andava a comprare. Cioè aveva un'interfaccia per un disco fisso, ma il disco fisso non ce l'aveva. Un vano per inserire la PC Misha, e poi niente, il solito disk drive, quindi praticamente 2 mega di RAM, quando la mamma Commodore già nel 90, quando la mamma Apple nei propri computer dava almeno 4 mega di RAM. Qui invece se ne davano soltanto o 1 o 2, senza disco fisso e senza possibilità, poi vedremo, di inserire anche una FPU. Andiamo a vedere poi che cos'altro c'è. Varie informazioni generali: questo era il computer, tasterino numerico, tasti freccia, return, tasti funzione, molto più compatto rispetto all'Amiga 500. Il disk drive era inserito lateralmente come l'Amiga 500, ma la struttura indubbiamente era molto più compatta. Qui c'era sul lato sinistro un vano per inserire la PC Misha, qui per inserire uno slot per expansion card, molto limitato. Cosa c'era? Ecco, non era nemmeno messo male come in termini di interfacce. Quindi abbiamo il vano per l'accensione diciamo della corrente elettrica, il cavo dell'alimentatore. Poi c'era l'uscita PAL per quella europea, poi abbiamo un'uscita composita, la SCART per l'uscita, poi l'uscita a destra e sinistra per le prese audio, che poteva essere collegato ad uno stereo, una porta parallela e una porta seriale, una porta per un disk drive aggiuntivo esterno e due porte praticamente per il joystick, oppure una per il joystick e una per il mouse. Qui tutto è spiegato come inserire i vari spinotti e come collocare, praticamente gli spinotti erano autoavvitanti, e come accendere, ecco, l'alimentatore con il pulsante di accensione. Ok, come si incomincia? Qui si inizia la finestra del workbench, che poi non c'era poi molto da dire perché il workbench più o meno lo conoscevano tutti. I tasti funzione sulla tastiera, qui compare l'Amiga piena e l'Amiga vuota. Amiga piena e Amiga vuota, dal vago odore di mela piena e mela vuota della Apple. E qui si illustra, diciamo, i vari tasti funzione presenti sulla tastiera. Prima, dunque, possibilità di espandere l'Amiga 1200 fino a 10 mega. Sulla scheda madre ci poteva essere 1 mega oppure 2 mega a seconda della versione che si andava a comprare. Si poteva aggiungere un'espansione di un drive esterno oppure una CPU aggiuntiva, però che andava a occupare un relativo slot. Si
poteva inserire nel vano PCMicio ad esempio delle prese SCSI, anche qui mancava, però insomma c'erano tutte quelle piccole cose, predisposizioni della macchina, che però quando la andavi poi a usare dovevi spendere aggiuntivamente perché ti mancava roba, non c'avevi il disco fisso, non c'era la FF+, non c'era la presa SCSI, insomma tante piccole cose che c'era soltanto un mega o due mega, e era un problema anche espandere la RAM, perché ovviamente come si vede si andava a occupare in sostanza lo slot di espansione, poi non ci poteva mettere altro. Comunque l'Amiga 1200 fu un buon computer, ebbe una buona accoglienza da parte del mercato, non fu però diciamo capace di risollevare le sorti praticamente della Commodore. Peraltro praticamente CPU aveva 14 MHz, mentre la Apple, il più sfigato Macintosh, aveva un 68030 a 16 MHz, quindi oltre ad avere una CPU più scadente, quindi un 68EC020, che non era nemmeno un 68020, ma gli mancava un pezzo della gestione della Management Memory Unit, aveva pure un clock più basso di 2 MHz. Tante piccole cose che messe insieme relegavano l'Amiga 1200 ad una macchina che insomma non era proprio idonea per i tempi in cui fu collocata. Doveva essere diciamo dotata di un perlomeno 68030 e di un disco fisso interno più di uno slot vuoto per inserire un eventuale FF+, oltre ad una presa SCSI. In questo modo sarebbe stato un computer diciamo capace di poter competere con un buon prezzo con quanto mamma Apple faceva e vendeva, ma la Commodore ormai finanziariamente era sull'orlo del fallimento e più di questo non poté diciamo andare a costruire. Fare informazioni sulle porte parallele, porte dell'uscita, uscita porte, informazioni sulla slot della CPU, uso del floppy, vabbè, non è che ci fosse poi molto, i caratteri del codice ASCII dell'Amiga, un indice, basta, niente più, non c'era nient'altro, estremamente scarno per una macchina che avrebbe dovuto essere ingegnerizzata a mio avviso in modo diverso per poter avere più chance per competere meglio. Però diciamo ormai la Commodore era prossima al fallimento e più di questo non riuscì ad offrire, per quanto l'Amiga 1200 ha sempre un buon ricordo negli utenti Commodore e non quando fu collocato sul mercato ebbe anche una discreta accoglienza. Per questa puntata nostalgica prossima al fallimento della Commodore, perché questo è uno degli ultimi prodotti sfornati da Commodore, e poi la grande azienda Commodore ebbe a dissolversi e a sparire. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.